Buonasera, siamo qua di nuovo nella sede di Idrovolo a Sesto Calende per la seconda serata di questi video incontri. Sì, sono partiti un po' di tempo fa con il lockdown. Abbiamo già fatto la serata scorsa con due persone che hanno scritto un libro su Ustica, anche se l'argomento era apposito, anzi, come dice il mio amico Gigi, un po' ustico, il comandante Franco Bonazzi e Francesco Farinelli. Abbiamo avuto una bella serata con oltre un'ora e mezza di trasmissione. Questa sera parliamo di un argomento ben diverso, un argomento che avremmo dovuto trasmettere già verso giugno, in quanto era prevista l'uscita del sequel, del secondo film di Top Gun, un film che risale il primo, risale al 1986, immagino che tutti avrete visto, e parleremo diffusamente di questo film con un pilota nostro italiano. Prima di questo, giusto riepilogare la nostra associazione, Idrovolo. Siamo appassionati di aviazione qua in provincia di Varese. La nostra mission, la nostra intenzione è quella di fondere cultura e passione per l'aviazione. Queste videoconferenze sono iniziate con Space TV, abbiamo questa bellissima collaborazione e direi di presentare Space TV alla nostra Claudia. Prego, Claudia. Grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Sì, siamo molto onorati di essere stati coinvolti da Idrovolo in questo progetto molto bello di queste videoconferenze alla sera. Noi Space TV Official siamo un canale YouTube dedicato alla divulgazione del volo, della scienza e dello spazio, per dare la possibilità a un pubblico sempre più ampio di avvicinarsi a queste tematiche e a raccontarle, a far crescere delle passioni a un pubblico anche giovane. Bene, direi di ripassare la parola al nostro Giuseppe e di partire con la serata. Sì, allora direi di cominciare con le regole della serata. Noi saremo in diretta sui canali di diretta Facebook e diretta YouTube delle due associazioni e sarà la possibilità di intervenire in che modo? Saranno le chat aperte, per cui potete cominciare a fare le domande sin d'ora. Farete domande sia sul Top Gun sia sulle tecniche di combattimento aereo. Stasera abbiamo l'onore e piacere immenso di parlare con Andrea Gardini, visto che è Buonasera. stato il nostro pilota militare, adesso anche se in ambito civile, però qualcosa è rimasto e avremo la possibilità di interloquire con lui, per cui tutte le domande sono ben accette e abbiamo i nostri due collaboratori, Alberto e Claudio, che ce ne passeranno. Per cui siamo qua per voi per questa serata. Prego, Andrea. Ma sì, diciamo, questa serata, grazie per l'invito, era nata in realtà già qualche tempo fa per la presentazione del sequel di Top Gun, diciamo, la seconda parte, che poi, come sapete, è stata rimandata. Quindi sì, mi era stato chiesto di fare, diciamo, qualche commento su quello che è la differenza tra mito e realtà. Chiaramente un film famosissimo che ha lasciato tracce in tutto il mondo, tutt'oggi, forse uno dei migliori film che sono stati fatti nel campo dell'aviazione, però oggettivamente ci sono parecchi miti che non corrispondono assolutamente alla realtà. Quindi questa sera proveremo, se ci riusciamo, a utilizzare qualche pezzo, diciamo, del film, raccontare un po' la storia vera di quello che è la Top Gun vera e parlare anche di quello che sostanzialmente sta cambiando nel corso degli anni, quello che è attualmente la Top Gun, che non si chiama più Top Gun, è un'altra cosa, ma che comunque deriva da quella scuola. Per questa ragione, io direi che possiamo iniziare con la presentazione. Abbiamo cercato di raccogliere qualche slide che fosse rappresentativa, chiaramente non possiamo, diciamo, rivedere tutto il film perché sarebbe molto molto lungo. La prima, tra l'altro, utilizzeremo, sì, questa è la locandina, diciamo che è simpatica, quello che è rimasto in testa a tutti di quello che riguarda Top Gun, la figura di Tom Cruise dell'F-14. L'abbiamo messa all'inizio proprio perché una delle prime parti, un po' da svitizzare il film, è tutto incentrato su un personaggio che particolarmente colpisce particolarmente l'immaginazione, ma in realtà, come vedremo, la scuola Top Gun non si basa sui personaggi, sulle singole persone che devono emergere rispetto agli altri, ma è più un imparare a fare un gioco di squadra. Detto ciò, però, possiamo magari, giusto così, per ricordo, cominciare a far partire un pezzettino, il primo filmato che riguarda una piccola spezzone del film.
crederci. Voi due ragazzi andrete al Top Gun. Sì, sì. Fate di tutto per mettervi in mostra, eh? Cosa c'è che non va, Kaczynski? Tu ogni volta che sei in volo sei un pericolo. Non mi piace perché sei pericoloso. Questo è vero. È vero, Ice. Io sono pericoloso. La sua scheda parla chiaro. Vola così, in modo istintivo. Io quando voglio qualcosa cerco di averla comunque. No, non esco con gli allievi. Tenente Mitchell, alla Top Gun esistono regole per la sua sicurezza e per quella dei suoi compagni. Li rispetta o se ne dovrà andare. Ha bisogno d'aiuto? Per cosa? Chi è il miglior pilota? No, tu non ti preoccupare, lo scoprirò da me. Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Allora è lei, proprio? Sì, sì. Perfetto, allora questo spezzone è interessante perché in realtà di vero non c'è praticamente nulla di tutto ciò. Se non fosse l'unica parte che era vera, poi a un certo punto dice una frase in cui Dio era tornato e le regole sono rigidissime. Quello è vero, tutto il resto diciamo non c'entra assolutamente niente, quindi dimenticate la parte diciamo scenografica. Allora, parliamo un attimo perché è nata la scuola Top Gun. In realtà è nata per un'esigenza, era prima della guerra del Vietnam e gli americani, sia la US Navy che l'Air Force, sono trovati in grosse difficoltà. Tanto per essere chiari, adesso vedete tra l'altro un'immagine dell'F-4, a quei tempi era l'arma più moderna, tecnologicamente più avanzata, più veloce, più potente, con armamento, radar, tutto quello che c'era era il massimo della tecnologia. Per cui ci si aspettava che nei confronti dei vietnamiti, che erano un numero nettamente inferiore, sia dal punto di vista numerico, sia qualitativo, anche tecnologico, ci si aspettava la superiorità diciamo assoluta delle forze degli Stati Uniti nei confronti del Vietnam. Invece, incredibilmente, dopo praticamente pochi mesi, ci si è reso conto che quando c'erano degli scontri aerei questa superiorità non c'era, anzi, a volte si raggiungeva il pareggio, che adesso può sembrare assurdo, però considerato gli spendi di forze, di uomini, di mezzi, di denaro, di tempo, era inconcepibile per quanto riguarda gli americani. Vale la pena dire questo. Tra l'altro, quando sono andato a scavare la storia, ho scoperto cose che non conoscevo neanche io, che i vietnamiti in realtà fecero una cosa veramente incredibile, perché fino al 1965 praticamente non avevano una forza aerea, per quello che la possiamo immaginare, nel giro di 2 o 3 anni, andando in Cina, ad estrarre i cinesi, partendo da zero, riuscivano a mettere in piedi una piccola squadra di, se non ricordo male, 35-36 aeroplani, quindi pochissimi, e utilizzando le tecniche di guerriglia, sostanzialmente nascondendosi in mezzo alle valli e sbucando fuori all'improvviso, misero in crisi, seriamente in crisi, gli americani, che come numero, diciamo, rapporto era di 1 a 10. Inizialmente rimasero tutti stupiti, si cercò di porre rimedio, ma non è che fosse molto chiaro, perché il problema è che questo aeroplano, quello che vedete, era stato costruito per utilizzare il radar, per utilizzare tutto il massimo della tecnologia, però lavorando in una situazione in cui si lavora in Vietnam, cioè in mezzo alle montagne, con aeroplani molto piccoli, maneggevoli, difficilmente visibili, sostanzialmente non serviva a nulla, per cui l'aeroplano grosso diventava quasi un problema. Riuscirono poi gli americani ad avere un MiG-21 di un pilota siriano che era fuggito in Israele, dopodiché utilizzando questo aeroplano portato al deserto degli Stati Uniti fecero tutta una serie di prove e capirono che bisogna cambiare radicalmente le tattiche. La cosa interessante è che in realtà la US Navy, cioè la Marina Americana, come tattiche rispolverò tattiche molto vecchie, roba che riguarda gli anni 50, se non addirittura alla fine della Seconda Guerra Mondiale, una scuola che era stata chiusa, una gunnery si chiamava in gergo, in cui sostanzialmente si ritornava indietro di 15 anni, cioè un combattimento manovrato, l'utilizzo dell'aeroplano in un combattimento ristretto, per ristretto intendiamo diciamo sotto i 3 km, per dare un'idea di massima,
mentre l'aeroplano del Phantom è stato disegnato per ingaggiare i bersagli a 15 km anche di distanze superiori, e si ricominciò sostanzialmente da capo. E va detto tra l'altro che fu fatto quasi, diciamo, non dico di nascosto, ma comunque un po' d'aiuto. Il primo ufficio fu una specie di roulotte rubata all'interno della base di Miramar, risistemata perché non avevano neanche l'ufficio, quindi partì veramente in sordina. Però cominciò a funzionare, perché dopo anni di operazione, quello vedremo dopo, inizialmente i numeri cominciarono a cambiare e finalmente i piloti americani riuscirono a competere con i piloti vietnamiti, ritrovando la superiorità che si aspettava di avere. Come funzionava la scuola? La scuola in sostanza si riprendeva, bisogna fare diciamo, una piccola premessa, quando si parla di scuola Top Gun non dovete immaginare una scuola in cui qualcuno impara qualcosa che gli altri non conoscono. Sostanzialmente si vanno ad approfondire delle cose che tutti i piloti militari che fanno questo mestiere conoscono, ma vengono approfondite e diciamo entrando più nel dettaglio, per cui alcuni piloti che fanno questo corso quando torneranno al reparto faranno una sorta di peer-to-peer, cioè non saranno istruttori nel vero senso della parola, ma serviranno per spiegare, per diciamo, aiutare il resto del reparto a migliorare le proprie tecniche di combattimento. Va detto che, sempre per non entrare in personalismi, non è che i piloti che vanno alla Top Gun fanno un fighter con school sono migliori di altri che sono già reparto, assolutamente no, vengono scelti solo per ragioni, diciamo, per meno di attitudine, come altri si occupano di sicurezza o di guerra elettronica, ci sono ognuno, diciamo, si specializza in un settore, fanno un corso simile, oppure adesso penso che in Europa c'è il TLP, ce ne sono di vari tipi, e quando ritornano al reparto teoricamente servono un po' ad arricchire, diciamo, a dare un po' più di peso a quello che sono lo studio delle tattiche del combattimento aereo. Come si sviluppa la scuola? Se ricominciamo un pochettino da capo, adesso appariamo a due o tre slide, non ci soffermiamo troppo, ma giusto per dare un'idea. E sostanzialmente qui vediamo due aeroplani, uno rosso e uno blu, è la forma più basica del combattimento, quella che si faceva già nella seconda guerra mondiale, in cui inizia una sorta di S, di ascissa o di forbice, in cui ognuno dei due cerca di passare in cola all'avversario, ed è quello che non si faceva più durante Vietnam, almeno gli americani non erano più in grado di farlo. Passiamo alla successiva. Il primo insegnamento fu quello di cercare di recuperare diciamo, l'utilizzo dell'energia, cioè l'aeroplano che vedete blu, in particolare sarebbe stato la F4, il Phantom, avendo il proprio vantaggio era la potenza e la velocità, però come raggio virata, cioè il manovra stretto, era penalizzato, per cui si recuperò la capacità di usare il piano verticale per rimanere sempre nell'ambito di una distanza molto ristretta, ma non finire in coda, o meglio, non lasciare dare l'opportunità all'avversario di passare in coda. Possiamo passare alla successiva. E di lì si sviluppano tutte le altre tattiche. Io non mi ci soffermo molto perché non è particolarmente interessante, ma giusto per dare un'idea, il passo successivo del corso Top Gun era prima, diciamo, l'ingaggio uno verso uno, sostanzialmente un solo velivolo contro un altro, poi si cominciava con due contro due, sviluppando tattiche diverse, vedete lì, fino a arrivare al passo successivo, che vediamo nella prossima slide. E invece sono gli scenari complessi. Cosa significa scenari complessi? Se prima, nella parte iniziale del corso, si fa un briefing, cioè diciamo si segue, diciamo così, una sorta di brogliaccio in cui si sa perfettamente quale sarà l'opponente in ruolo, se sarà uno o due, e si fa un certo tipo di esercizi, man mano che si va avanti nell'addestramento, questi scenari diventano complessi e molto meno prevedibili, al punto che verso la fine gli equipaggi che stavano facendo, che fanno tuttora, diciamo, in maniera diversa, ma il corso, si ritrovano a ingaggiare un numero indefinito di bersagli, di opponenti, in situazioni, diciamo, relativamente poco conosciute. Questo è un po', diciamo, la somma, la parte finale che sviluppa tutte quelle, diciamo così, caratteristiche che devono crescere durante il tempo, che non significa improvvisare, non è possibile improvvisare, ma evitare che magari per impeto si cerca di inseguire l'avversario senza vedere che intorno a sé sono altri tre. Ora, io sto cercando di mettere la maniera più semplice, diciamo, che possa essere comprensibile, se poi non è comprensibile, come di interrompere, perché vuol dire che sono troppo del tecnico, però immaginate di fare una partita, diciamo, in qualsiasi gioco, in cui entrate in campo, siete in 2, siete in 4, e non sapete esattamente quanti saranno i vostri avversari, e neanche troppo bene le regole del gioco, perché l'avversario non è detto che debba per forza rispettare le regole del gioco.
Quindi stiamo andando, diciamo, parecchio avanti. Ripeto, quello che viene fatto lì non è nient'altro di quello che viene fatto comunque ai reparti. Viene solo approfondito e si va un po' più nel dettaglio, si va a cercare magari in particolare che le reparti o non si ha tempo per varie ragioni, magari non vengono sviluppate fino a fondo. Veniamo alla parte successiva, perché diciamo la parte più... Io ho ricavato insomma, una fotografia, che questa è famosa perché... poi dopo che abbiamo fatto passare il video, diciamo, la commentiamo, che è anche un po' simpatica. La fotografia, vedete, invece è reale, cioè chiaramente stiamo parlando degli anni 80, gli schermi che vedete sotto, i due televisori, lo schermo gigante che c'è sopra, è quello in cui si può vedere gli aeroplani in tempo reale quello che stanno facendo, compreso la simulazione del lancio di missili, cioè se un velivolo attacca un altro velivolo e lancia un missile, si vede in tempo reale quel missile che parte, se effettivamente ha colpito il bersaglio, se non l'ha colpito e con quale probabilità questo è accaduto. Ed è fondamentale a terra, la parte più importante, diciamo, del volo, quando si è atterrati, rivedere tutta la missione con calma e valutare gli errori. La cosa più importante non è chi vince, cioè esattamente l'opposto, è perché c'è stato, dove c'è stato l'errore, che tipo di errore, cercare di imparare e correggere il volo successivo. Poi chiaramente c'è un particolare, adesso magari se mandiamo il video, poi ne parliamo un attimo. E allora bisogna decidere. Se l'F-14 è sulla difensiva, adesso è il momento di tornare alla base. Meglio ritirarsi e salvare l'aereo che assumere una posizione sbagliata. Charlie, intervieni pure quando vuoi. Dunque, se restate lì altri 3 secondi, il nemico può far fuoco e abbattervi. E allora voi virate a destra e vi mettete in posizione 5, di rientro. Quindi lei ha sbagliato. Charlie? L'aereo numero 1 fa una mezza S. Ed è l'ultima cosa che andava fatta. Aveva il MiG di coda. Fermi qui, per favore. Il MiG è in posizione per far fuoco. Cosa pensava a questo punto? Lassù non c'è il tempo di pensare. Se pensi, sei morto. È un grosso rischio. Quell'aereo vale 30 milioni di dollari, tenente. Allora, anche su questo chiaramente c'è tantissimo mito e in realtà poco. Come vi dicevo, la realtà è il debriefing, quella particolare situazione c'è anche la decima mano fino a un po' di anni fa, ormai sono sistemi molto più moderni, ma la decima mano in Sardegna c'è una base da tutt'oggi che viene utilizzata per l'addestramento aria-aria ed era particolarmente popolata da tutti i equipaggi che venivano da tutta Europa, compreso americani, inglesi, tedeschi, c'era di tutto. Quindi era anche, diciamo, una delle opportunità per mescolare gli equipaggi, volare insieme e, diciamo, scambiare esperienza. Chiaramente non esiste l'astrofisica o la consulente che non vuole, che viene a spiegare come si fa le tattiche di combattimento, questo è completamente fuori dal mondo. E diciamo che è anche un po' forzata la parte di quello che fa il commentatore, che sta facendo il debriefing, che diciamo, lo porta un po' allo stremo. In realtà è una discussione normale, si fa tra colleghi senza nessuno... Non esiste uno che insegna l'altro, l'altro rimane zitto come se fosse, diciamo, scuola, banco di scuola. È una cosa molto più rilassata, ma è fondamentale, la cosa più importante forse che di tutto quello che si fa durante l'addestramento, perché sennò non servirebbe assolutamente a nulla. E la parte successiva, sempre per parlare di, diciamo, di miti in realtà, è una cosa anche questa, diciamo, appassionante. Tutti chiamano un po' il volo quando vede queste scene. Rimane sempre abbastanza bocca aperta, cioè il volo va massissimo a ruota. Ora, uno può immaginare che viene fatto per puro divertimento, per divertimento del pilota, è divertente, ma in realtà è una necessità, cioè tra le varie forme di addestramento c'è anche quello del volo a bassa quota. Adesso, per tutta una serie di ragioni, negli anni si fa molto meno di prima, avrete anche notato che soprattutto chi vive nel nord Italia si vede raramente velivoli in volare a bassa quota, sia per ragioni di rumore, sia perché i velivoli sono molto meno, sia perché per tutta una serie di ragioni le tattiche hanno portato a cambiare
tantissime cose, diciamo, per cui il ruolo mascotte si fa ancora in misura minore. È fondamentale perché? Perché è, diciamo, è uno dei modi che si utilizzano per cercare di nascondersi in radar avversari, soprattutto in radar di terra. Ora, fino agli anni 80 era considerata una forma fondamentale, anche inizio anni 90, del volo, soprattutto i bombardieri, chi andava all'attacco dall'altra parte, poi per tutta una serie di ragioni sono cambiate le tecnologie, sono cambiate tantissime cose, per cui in realtà adesso si fa molto di meno, ma ancora viene fatto. Su questo abbiamo anche qui un video, poi magari mi fai un cenno quando è pronto a andare. Ok, questo è sempre un video carino da mostrare, come avete visto, anche lì ci sono delle parti, i velivoli difficilmente navigano a bassa quota così vicino l'uno all'altro, quello è un'esigenza cinematografica, comunque è sempre appassionante, no? Perché quando lo vedi, era una scena molto comune negli anni 80, soprattutto sulle montagne del nord d'Italia, adesso molto meno, forse magari diciamo, le persone che hanno la terra meno felici per quanto riguarda il rumore, ma allora quello bisogna fare. Adesso vediamo un'altra parte, anche questa tipica del film, la conoscono tutti ed è quanto di più realistico diciamo esista, che è famoso la parte iniziale del film, il Consiglio del Mare, che in terra arrivo con Mario Capordo che si avvicina e identifica questo velivolo che insomma si capisce dovrebbe essere probabilmente sovietico. Allora tutto ciò è assolutamente non solo irrealistico e inutile, ma per molto meno di questo il nostro Mario che si era tornato a casa avrebbe perso il lavoro, probabilmente si beccava anche qualche mese di arresti, diciamo, non è assolutamente concepibile, diciamo che ha un filo di realtà. Per quale ragione? In quella scena si vede in un velivolo che è sconosciuto, che si avvicina alla porta americana e deve essere identificato. È una cosa che tra l'altro succede anche oggigiorno abbastanza spesso, succede ai confini tra la Grecia e la Turchia, non dico tutte le settimane, ma abbastanza di frequente. Abbiamo degli aeroplani dell'aeronautica militare italiana in questo momento che sono nel Baltico per quasi un anno a garantire la difesa aerea dei paesi baltici, ed è capitato, non mi ricordo mai, 15 giorni fa, perché l'avevo visto da qualche parte, è stato intercettato il velivolo russo che passava dal Baltico, di cui non si conosceva esattamente diciamo, la rotta. È una cosa che succede relativamente spesso, ma assolutamente non in questa maniera, cioè semplicemente ci si avvicina, si identifica, viene riportato a terra il tipo di velivolo, di matricola, quello che sta facendo, e finisce lì. E questo, diciamo, però, cioè, nonostante questo ha colpito l'immaginazione, perché è rimasto a tutti, penso che si ricorderanno questa scena del piano, tra l'altro tecnicamente non deve essere pericoloso, ma è più difficile, cioè non sarei capace di farlo, quindi non so se c'è qualcuno che l'abbia mai fatto prima, ma ritengo che sia, diciamo, difficile. Ma può essere una ricostruzione semplicemente? Sì, no, quello sicuramente è una ricostruzione. Sono andato anche a verificarlo, perché anche se si vede, diciamo, occhio, però ero curioso andare a vedere, ed è una ricostruzione che hanno fatto all'interno di uno studio. Non so chi gli non permette, diciamo, di inventarsi questa cosa, sarebbe carino, mi ci vuole fantasia, però, diciamo, però ha colpito l'immaginazione popolare, quindi evidentemente ha fatto bene. Abbiamo parlato, diciamo, di quello che è stata brevissimamente, anche per ragioni di tempo, che non
monte di armi, diciamo, di quello che è stato la parte dagli anni 60-70, quello che era l'allestimento della Top Gun, un piccolo particolare, come dicevo, questo genere di, diciamo, chiamiamolo di scuola, che più che scuola sarebbe una specie di corso di specializzazione, in giro per il mondo si fa tuttora, in forme diverse, perché chiaramente ognuno poi lo sistema un po' per quelle che sono le proprie esigenze, ma questo, diciamo, viene fatto tuttora. Nel frattempo però le tecnologie sono cambiate, in questo momento siamo di fronte a un salto, diciamo, tecnologico che è molto più importante di quello che possiamo immaginare. In questo caso specifico stiamo vedendo il casco dell'F-35, il velivolo più moderno, che è in dotazione anche romantica militare italiana, che è un po' come fare un paragone forse dei primi telefoni portatili, non so se vi ricordate, quello con l'antennina, che forse riusciva malapena a mandare, diciamo, un SMS, telefoni anche più moderni, il cellulare che abbiamo adesso, in cui con tutta una sorta di applicazione ti riesce a collegare con tutto il mondo e trasferire qualsiasi genere di informazione. L'immagine del casco è impressionante, non tanto per la forma del casco, ma l'ho fatto vedere perché è solo una delle tante funzionalità che qualcuno ha anche funzionato prima a me. Lì vedete l'immagine ripresa in LED, diciamo, qualcosa a terra, che credo che sia una fabbrica, qualcosa del genere. Allora, il pilota F-35, non solo in collegamento con tutti gli altri velivoli, tutti gli altri, insomma, una nave, un radar, quello che è, in tempo reale si scambia qualsiasi informazione, ma l'aeroplano è dotato di tutta una serie di telecamere, sia nel campo del visibile che sia nel campo dell'infrarosso, e tutta questa, diciamo, serie di informazioni viene fusa e proiettata sul casco del pilota, uguale, in grado anche di notte di guardare la terra come se fosse sostanzialmente giorno, non solo passare quell'informazione a altri velivoli, occhi a terra, e vedere tutto ciò anche attraverso se stesso, nel senso che il casco, anche se uno volta la testa e c'ha qualche ostacolo, tutto, che insomma, con l'aeroplano o altre cose, che in realtà continua a mostrare i dati. Sembra una cosa, diciamo, ovvia, ma stiamo parlando di qualcosa che assomiglia ai giochi virtuali, no? Che vediamo adesso utilizzare una specie di occhiali che si indossano, e tutto ciò, ovviamente, se stiamo parlando, se vogliamo fare un paragone rispetto a quello che faceva Marvel nel film, proprio un altro pianeta. E di qui in poi, diciamo, sarà ancora più veloce il cambiamento, perché lo vediamo nella slide, anzi, abbiamo sennò un video, sì, anzi, prima abbiamo il video in cui si vede in 2 minuti come funziona prima questo casco, e poi parliamo perché la Top Gun c'entra ancora. The F-35 fighter is one of the world's most advanced warplanes, and a lot is demanded of the pilots who fly it. The latest third-generation helmet-mounted display system developed by Rockwell Collins, ESA Vision Systems, gives these pilots a higher level of situational awareness. It features a binocular 40 by 30 degrees field of view, high brightness, and high resolution display with integrated digital night vision. At this year's Farnborough Air Show, F-35 test. Ok, ho infilato questo, diciamo, ben sentito questo pezzettino filmato semplicemente perché era un pochettino di quello che sarà, che riguarda, diciamo, il futuro, visto che stiamo parlando della scuola Top Gun. Quindi siamo partiti parlando di ingaggi aria-aria, cioè specializzarsi sostanzialmente nel combattimento aria-aria, e qui stiamo cominciando ad andare invece in un campo in cui il pilota dell'aeroplano deve fare 10 compiti diversi, anche di più. Quello che viene detto in gergo swing roll, cioè un equipaggio, un aeroplano in grado di affrontare sia un ingaggio aereo, cioè nei confronti di un altro aeroplano, sia un bersaglio a terra, sia difendersi da degli attacchi, quindi apre un mondo che è molto, molto più avanti. In tutto ciò cosa c'entra la Top Gun? La Top Gun non si chiama più Top Gun, non esiste più quella scuola, ripeto, concentrata sull'area aerea, si è spostata dal deserto di Nevada, credo, Fallon, qualche anno fa. È diventata una scuola di specializzazione per integrare tutte le forme di volo, tutte, diciamo, le forme anche di ingaggio, di armamenti, e simulare anche gli oppositori, sia quelli a terra che sia quelli che sono in volo, in maniera molto più completa, molto più integrata. Tutto ciò chiaramente ha richiesto degli investimenti che sono incredibili, che non sono alla portata di tutti. Qualcosa di simile si fa anche in Europa, però stiamo parlando che questo è un salto generazionale incredibile, perché purtroppo le risorse necessarie sono veramente tante.
Diciamo che adesso, magari giusto per avere un'idea, per ricordare più o meno come ho fatto il 335, abbiamo inserito una piccola clip di un air show che credo sia stato fatto a Dubai l'anno scorso, se non ricordo male. Anche questo è abbastanza accattivante, beato lui che si diverte. Sì, questo è abbastanza carino, devo dire la verità. Scusa, se riesci a passare un'altra slide, così diciamo, scusate, giusto una cosa. Perché questo? Adesso parliamo del futuro. Abbiamo parlato del F-35, abbiamo detto che la Top Gun ha cambiato pelle, ha un altro nome, un altro posto, ma sempre di scuola di specializzazione si parla. Questa fotografia dà un po' l'idea. Prima sì. Immaginavo, diciamo, c'erano velivoli isolati che si tenevano a contatto radio e che cooperavano per cercare di fare quello che dovevano fare. Adesso in realtà è diventato un problema di connessione, che sembra ovvio perché un periodo in cui siamo tutti connessi, abbiamo tutti i telefonini, wifi, quello che è, sembra ovvio, ma in realtà gli aeroplani hanno fatto, diciamo, fatica a seguire questo genere di progresso. E l'F-35 è quello che verrà successivamente, sono stati i primi a nascere per essere connessi. Non solo, ma in un futuro neanche troppo distante sarà in grado di operare con dei droni, e i droni piano piano diventeranno preponderanti. Quanti anni ci vorranno? Non lo sappiamo, non è sicuramente quello che succede nei prossimi 2 anni, ma in un futuro neanche troppo distante. Per cui la battaglia del futuro in realtà sarà quello della, diciamo, di dati, cioè manageriale, ed è una ragione di cui ne stiamo parlando, perché chi farà in futuro quello che si chiama, adesso devo ricordare esattamente il nome, ma la Naval Strike and Warfare Center, cioè il sostituto della Top Gun, sempre più sarà un manager di dati, di connessioni, di capacità di trasmettere informazioni tra velivoli di tipo diverso. Tutto ciò per chi riguarda, diciamo, i piloti della nostra generazione è quasi difficile da comprendere, diciamo, è molto più semplice per i piloti che nascono in questa generazione, è una cosa quasi ovvia. Per noi lo guardiamo chiaramente come se fosse veramente un film di fantascienza, eppure quello è progresso non solo nel campo militare, anche nel campo civile, ma nel campo militare lo stiamo vedendo di anno in anno in maniera sempre più importante.
Io penso che possiamo passare, diciamo, abbiamo cercato di stringere, diciamo, per lasciare anche spazio poi se qualcuno ha, non so, qualche domanda, qualche curiosità, perché tutto ciò l'abbiamo messo alla fine per ricordare che questo incontro in realtà era fatto per parlare del film che doveva uscire, infatti abbiamo scritto 2020 perché quando abbiamo immaginato questo incontro eravamo ancora nella parte in cui immaginavamo che doveva uscire, mi sembra che sta tutto. Uscire il primo di luglio, poi era spostato in dicembre, dopodiché è spostato al 2021, non so se in primavera o di nuovo luglio. Quindi siamo comunque ci prepariamo. Io ho visto qualche trailer, qualche pezzettino, secondo me che questo sarà un successo perché hanno investito tantissimo nell'immagine, fare immagini molto spettacolari, ma c'era anche da diciamo, aspettarselo. Abbiamo inserito un piccolo trailer, anche questo se vogliamo lasciare far partire, almeno quello che c'era in circolazione. Mi sembra che il risultato di questo film sia dovuto alle riprese di 2 anni, su aeroplani reali con tecnologie nuovissime, sì. Tipo 8 videocamere in cockpit. Sì, io ho visto anche cose fotografie. Anni e più di servizio. Medaglia al valore, encomi, unico uomo ad aver abbattuto 3 aerei nemici negli ultimi 40 anni. Eppure non ti promuovono, non vai in pensione e, nonostante tutti i tuoi sforzi, ti rifiuti di morire. Essere almeno ammiraglio a 2 stelle ormai. E invece eccoti qui, capitano di fregata. Ma come mai? Sono i misteri della vita, signore. Inevitabile, Maverick. La tua razza è destinata all'estinzione. Forse è così, signore. Ma non oggi. Ok. Stavo commentando prima che sono invidioso perché insomma con colui non mi becchia mai, purtroppo non so quale sia la regola. Non commento, però diciamo che sì, abbiamo utilizzato questo video giusto perché era carino, come sempre è sistemato molto bene. La storia non la conosco, ho capito leggendo, diciamo, sentendo i dialoghi che si immagina il ritorno, ovviamente non potevamo fare altrimenti, il ritorno di Maverick alla Top Gun, chiaramente anche questo non è realistico perché c'è un ricambio abbastanza continuo delle persone che hanno questi ruoli e sicuramente una persona così indisciplinata, seppur simpatica, non avrebbe mai avuto un futuro in una Top Gun era. Questo è anche l'età, no? Sì, anche l'età, questo sicuramente, che poi c'è un problema di età, questo senza fuori dubbio, ma diciamo con queste caratteristiche difficilmente avrebbe fatto strada, questo va detto. Io diciamo, ho cercato di essere più rapido possibile per lasciare un po' senza di voi qualche domanda, curiosità per quello che poi conosco, perché tenete conto che io sono fuori, diciamo, questo ambiente per qualche tempo. Quindi sto parlando del passato, sul presente e sul futuro.
Parlando di Top Gun, risale al 1986, penso che in tutto il mondo non sia stato il film più aeronautico più visto e più apprezzato. Sì, ci sono persone, anche nell'associazione, sono 6, hanno visto 6, 8, 10 volte. Ma io non così tanto. Infatti era una signora oggi, ma probabilmente l'ha visto con vari fidanzati. Allora, ragazzi, nel 1986 c'era il nostro F-14 Tomcat, aereo leggendario, eccezionale, grande mosso. Oggi abbiamo sulla nuova scuola Tomcat, proprio quest'altro aereo, che è un F-18. Sì. A parte che l'F-14 non vola più, mi sembra. No, non vola più da adesso parecchi anni. Non ricordo con precisione, credo che siano 4-5 anni, però diciamo che no, di più di 4-5 anni, sono 6-7 anni. Sì, nella Marina americana si utilizza praticamente solo F-18 e l'F-35, di cui abbiamo parlato adesso, credo un annetto che comincia a essere imbarcato e andrà a sostituire tutti gli F-18. La grossa differenza, adesso senza entrare in dettagli tecnici, è che mentre in passato l'F-14 faceva sostanzialmente solo la reaga, cioè la difesa delle navi da altri aeroplani, e altri aeroplani invece c'è la parte, diciamo così, di attacco al suolo, un velivolo come l'F-18 è quello che è stato uno dei primi velivoli a fare quello che dicevo prima, swing roll, cioè fare tutto, compreso anche il rifornimento del volo. Adesso lo usano anche come rifornitore, decolla, si mette sulla verticale della porta aerei, rimane in holding lì per rifornire gli altri che o vanno o ritornano. È un po' più piccolo, chiaramente più maneggevole, più potente, l'elettronica è molto più avanzata, però l'F-14 è stata un'icona, ha lasciato anche per le sue forme che sono molto caratteristiche, diciamo. Poi questo film è esaltato su tutto. Allora, domanda di Ryan B. Dice, ma non si potrebbero usare solo droni comandati da terra? No, sicuramente non ancora. Su questo ci vorrà veramente tanto tempo, perché alla fine il pilota a bordo è importante, perché deve gestire a parte i sistemi dell'aeroplano, ma soprattutto, come dire, capire, gestire, interagire con la situazione al momento per momento. Il drone, allo stato attuale, ha dei vantaggi, sostanzialmente è, diciamo, non dico spendibile, ma sicuramente ci si può permettere di prendersi qualche rischio in più rispetto ad avere il pilota a bordo, tanto a cominciare. Poi dal punto di vista proprio dell'intelligenza, non c'è ancora un'intelligenza, diciamo, un'intelligenza artificiale che è in grado di gestire tutte le possibili variabili che ti ritrovi, diciamo, dover gestire in volo. Quindi i droni sì, sono diciamo in fase di integrazione all'interno di tutto quello che riguarda il combattimento aereo, comunque l'utilizzo dell'aeroplano in tempo di guerra, ma droni secondo me ci vorrà ancora un trentennio, difficile prima. La domanda che mi sorge nella mia incompetenza in materia di scuola di volo di combattimento, però diciamo, una volta con gli aerei meccanici, chiamiamoli così, si giocava appunto sul combattimento reale. Sì. Questo mi sembra più che diventi comunque una forma di combattimento o di tecnica virtuale, perché comunque legata sempre a qualcosa di strumentale. Sì. Non potrebbe nascere un tipo di guerra, una domanda magari stupidissima, cioè, anziché andare a combattere dal vivo, viene fatta una modifica sui sistemi di controllo e questo potrebbe mandare in tilt tutto? No, in realtà no, innanzitutto purtroppo, perché poi chiaramente passo in avanti, filmate che, ma purtroppo parliamo di guerra, cioè parliamo di situazioni tragiche in cui qualcuno non torna a casa, quindi molto reale. È vero che siamo portati oggigiorno in tutto quello che facciamo a pensare che sia virtuale, fa parte della nostra, no, della nostra quotidianità, però no. Questo non è possibile sostanzialmente per la stessa ragione di cui dicevo prima di nuovo. Cioè, nel senso che se vogliamo essere poi, diciamo, pratici, usiamo il caso Top Gun per dare l'idea, no? C'è questa nave da qualche parte in mezzo all'oceano che va in difesa. Ci sono degli aeroplani che sono in volo a un tot di distanza per difendere questa nave. È impossibile creare qualcosa che non sia un aeroplano che sta lì e, diciamo, fa la guardia. Per il momento non c'è. Il primo passo sarà magari tra qualche decina d'anni avere dei droni, ma non solo i droni, e poi ne riparliamo poi con l'intelligenza virtuale in futuro. A proposito di futuro, abbiamo qui la domanda di Claudio T. Dice, quello che ha presentato Andrea penso sia valido su aerei in esercizio in questi anni, ma come immaginare la Top Gun con velivoli di sesta generazione che sembrano veri UFO e che volano stravolgendo le leggi della fluidodinamica? Oddio, no...
Dunque, cerchiamo di fare sintesi. No, le leggi della fluidodinamica sono sempre quelle, non sono cambiate. Semplicemente la tecnologia avanza e quindi avanza soprattutto nel campo dell'elettronica. Dal punto di vista della fluidodinamica, cioè parliamo di aerodinamica, non dico che non c'è più nulla da scoprire, ma sostanzialmente ci siamo arrivati. E più che altro il tipo di tecnologie e materiali che vengono utilizzate tra gli organi che cambiano. Ora, quello che parlavamo, vedo che siamo tre domande, diciamo andando sempre più o meno allo stesso campo, cioè nel fatto della, ripeto, intelligenza artificiale, software, capacità di connessione, eccetera, eccetera. È così vero che già la red flag, che è l'equivalente del, diciamo, della Top Gun, sempre generalizzando, della Air Force, hanno cominciato a introdurre gli F-35 come avversari all'interno della scuola. Questo perché? Perché in realtà il futuro è quello, e non solo gli americani hanno F-35, i cinesi stanno costruendo un aeroplano che è simile, diciamo, in generale, anche i russi lo stanno facendo, e quindi quello è il campo futuro della battaglia, cioè organi poco visibili. Queste forme molto strane sono fatte per ridurre la segnatura radar, si dice, la capacità dell'avversario di vedere il radar. Non è invisibile, non è vero, è più difficilmente individuabile dai radar, però come lo facciamo noi, e lo stanno facendo anche gli altri. Quindi, diciamo, il campo di battaglia si sta spostando sull'essere poco visibili, avere intelligenza, diciamo, un sistema di software collegato molto, molto più avanzato, e soprattutto, e questo, diciamo, forse l'aspetto che mi dici prima, le distanze. Mentre prima, combattimento malaurato veniva nel range di qualche chilometro, al limite qualche decina di chilometri, adesso ci stiamo spostando le distanze sempre più distanti. Cioè, è difficile che i loro plani si vedano da vicino, cioè, non è impossibile, ma e vuol dire che si è sbagliato qualcosa prima, perché con la tecnologia attuale i due romani si scontrano a distanze di decine di chilometri, e probabilmente non si vedranno mai. Se si vedono, perché qualcuno ha sbagliato, perché sennò quello non è più. Passiamo alla domanda più leggera, qui c'è qualcuno che probabilmente ti conosce da tempo, Tony F. Dice che sei diventato troppo serio. Questo è il mio mi spinge la domanda più leggera. Il fatto di essere un po' scanzonati come il film Tom Cruise, Beach Volley, eccetera, eccetera. Allora, no. È così davvero nella vita del Top Gun? No, comunque, quello che lui dice, quindi non faccio il nome e cognome, ovviamente, perché, però quello che lui dice in realtà è stato il mio istruttore. Quindi, diciamo, se io ho imparato qualcosa, l'ho imparato da lui, perché qualcuno l'aveva insegnato. Quindi, diciamo, se sono diventato serio è colpa sua, perché anche lui non era particolarmente scanzonato, tutt'altro, anzi, è una persona eccezionale. Però la parte scanzonata, allora vogliamo fare un paragone? Provo a immaginarmelo, vediamo se ci avvicina. Immaginate una squadra di calcio, una squadra di pallavolo, di pallacanestro, un gruppo di persone che normalmente, diciamo, in linea di massima sono tra i 10 e i 15, poi dipende, perché penso che qui tornano i navigatori sono molto di più, però più o meno è un gruppo di quel genere lì. Quando si lavora si fa le cose in maniera molto molto seria, dopodiché però c'è lo sfottò, c'è il divertimento, la battuta, si vive molto in simbiosi, per cui diventa un po' la tua famiglia. Stiamo parlando di persone che normalmente hanno un'età compresa, diciamo, tra i 22 e i 32-35 anni, adesso si è spostata più là, ma più o meno quello è l'ambito, per cui sicuramente c'è la parte più scanzonata, ma quando si lavora no, non più di tanto. Per essere chiari, tanto per tornare a un personaggio che fa, diciamo, è molto aggressivo in ruolo e tende ad essere competitivo come quello che appare nel film, in un gruppo di ruolo non è accettato. Poi sono diventato serio, comunque poi con lui ce la rivediamo, diciamo. Va bene, qui c'è una serie probabilmente di persone che ti conoscono dai tempi, dice, ciao Andrea, se tu il vero eccetera, dice Top Gardo. Allora, questa Gardo mi viene in mente che sul casco di Maverick, Tom Cruise, c'è scritto Maverick, poi l'altro Iceman, cioè ognuno di questi piloti in Top Gun ha un nome. Cioè, a cosa è dovuto? C'è un nome di battaglia? Allora, questa cosa, diciamo, allora, soprattutto gli americani, ce l'avevamo anche noi in una maniera meno, come posso dire, meno importante, ma allora, la questione è questa: gli americani hanno avuto una lunga tradizione tale per cui, a parte il nome e cognome del pilota, dopo un po', o per uno scherzo, per una peculiarità del pilota, gli si trova un soprannome che corrisponde a lui. E questo soprannome, talvolta viene utilizzato, anzi, spesso e volentieri viene utilizzato anche per radio, tra i vari equipaggi.
per cui poi ognuno sul casco sottoscriveva in una maniera o nell'altra. Per quanto riguarda noi in Italia, questa cosa ce l'avamo in maniera un po' più, come posso dire, forse scanzonata, per cui, vabbè, Gardner, ognuno perché la prevenzione del cognome, c'era anche un altro, un analogo di Romagna, che si può dire tortura, che avevo scritto sul casco, e, però diciamo veniva utilizzato colloquialmente tra di noi, perché non ci si chiama per nome e cognome, ovviamente non ci si dà del lei, neanche con il nostro comandante ci si dà del lei, quindi per quello ripeto, l'ambiente è molto più scanzonato di quello che è entro Cepini, di quello che si può immaginare. Talvolta questi soprannomi, nickname, venivano utilizzati anche in volo, quando, soprattutto nelle comunicazioni tra equipaggi, quando poi dove rivolgerti, diciamo, al radar, si utilizzavano degli altri nominativi, però secondo me nel film è stato esaltato particolarmente perché veniva bene nell'ambito, diciamo, della storia, ma non è così preponderante, diciamo. Allora, qui c'è una domanda un po' complessa, sembra anche poco, poco chiara, di Brian. Domanda stupida, ma mi viene il dubbio se non si può creare un missile che si attacca a un velivolo e tu prendi il comando ovviamente con un copilota e quindi si potrebbe scortare un aereo dirottato. Cioè, c'è un missile che prende il comando dell'aereo? No, allora dunque, non credo di aver capito bene, ma la sostanza, se parliamo di missili guidati, oramai sono tutti guidati in questo senso, cioè... diciamo, la maggior parte dei missili moderni hanno dei sensori che sono o radar o infrarossi, ma parliamo di quelli radar, perché infrarossi se no facciamo confusione. Ma il missile guida radar, quando viene lanciato su istruzione dell'aeroplano, che gli dà, diciamo, la posizione, diciamo, futura del bersaglio. Ora, questi missili guida radar in realtà hanno un radar proprio autonomo, sono in grado di andare per i fatti propri sul bersaglio, però l'aeroplano grilla ha ancora la possibilità di correggere in parte la rotta nel caso in cui venivano l'avversario in manovri, parliamo di distanze elevate, da vicino no, ma diciamo da lontano, il radar dell'aeroplano, quindi il pilota, è in grado di dare delle informazioni a questo missile che è in volo per come dire, sgrossare la ricerca. Questo è sul discorso di io di lottare di un po'. Ascolta, poi per quanto riguarda un casco così complesso. Come quello che parlava dell'F-35, quanto ci mette un pilota ad essere veramente competente con tutte le potenzialità? Allora, la domanda, la risposta diretta ovviamente non la so perché non ho avuto la fortuna di provare, per cui posso dirvi quello che un collega qualche anno fa, che insomma, per varie ragioni ci aveva cominciato ad avere a che fare, mi ha detto è stato un salto importante perché all'inizio stava quasi male, lo provava al simulatore, diceva stavo quasi male perché è oggettivamente una cosa complicata. E tra l'altro, una delle parti della prova forse che ha dato più rogna all'inizio, perché mettere a punto un sistema del genere non è stato niente semplice. Quindi, sì, ci vuole tempo. Rispetto al passato, i piloti moderni vanno tantissimo al simulatore. Il rapporto tra ore, diciamo, del simulatore e ore vere è radicalmente cambiato rispetto al passato. Il passato il simulatore, parliamo di parecchi anni fa, si faceva sostanzialmente le emergenze e la parte strumentale. Adesso in realtà simulano tutto, anche la parte operativa, e questo aiuta molto nell'apprendere i sistemi, perché adesso chiaramente abbiamo parlato del casco, ma se andiamo a fondo di quelli che sono i sistemi di aeroplano, io poi peraltro conosco ovviamente magari tutto superficiale, è un mondo, cioè ci vogliono veramente tantissimo tempo per poterlo utilizzare a pieno. Però mi sorge una curiosità, io sempre con i dubbi sulla tecnologia. Sì. La preparazione quindi oggi è più sul simulatore che il volo, diciamo. Non solo, diciamo, sì, comunque c'è tanto simulatore. Il casco è, diciamo, il computer. Sì, base, diciamo, lo schermo del computer, lo non schermo, è più degli schermi, ma molto sul casco. Io dico sempre, mi capita nel mio piccolo con il mio computer, che ogni tanto ci sono anche solo dei piccoli breakout. Che cosa si fa? Cioè, il pilota è abbastanza preparato da prendere in mano immediatamente la situazione in maniera... Dunque, anche qui la risposta è non lo so, nel senso che non l'ho operato direttamente, sì, però mi è capitato, tra l'altro, leggendo non solo dei forum da qualche parte, ma è incuriosito di leggere il riporto di un incidente che, grazie al cielo, non ha portato, diciamo, a ferite, ma ha distrutto l'aeroplano, di notte negli Stati Uniti, di Marines, nella sostanza quello che era successo è che questo casco probabilmente aveva contribuito perché ha avuto una specie di leggero sfasamento,
di notte l'aveva tratto un po' in inganno e aveva creato sostanzialmente una forma di disorientamento in atterraggio. Quindi diciamo che ancora, come tutte le cose, non è ancora perfetto, cioè è perfetto finché funziona, poi ovviamente quando ha qualche guaio avranno le procedure, io non le conosco, sicuramente hanno delle procedure per anticipare. Io adesso non ho stato a caso, ma considerate che gli strumenti, anche se non più analogici, sono degli schermi, ma esistono ancora. Quindi se si sguarda il casco di per sé, l'aeroplano funziona perfettamente. E quando non funziona bene il casco, lo può mettere magari in crisi il pilota. Però, ripeto, su questo, peraltro non credo, considerato quanto è riservato il progetto, che loro racconteranno, nessuno lo racconterà mai in TV. Questo lo posso garantire, diciamo. Allora... Claudio ti dice, quindi oggi le qualità ingegneristiche e informatiche sono diventate il preponderante rispetto a quelle fisico-attitudinali? Prima del pilota? Immagino il pilota. Allora, dunque, per quanto riguarda il pilota non è necessario essere degli ingegneri, ma sicuramente bisogna studiare. E se prima si studiava, 100, adesso per poter utilizzare sistemi così complessi bisogna studiare probabilmente 200. Quindi sicuramente i piloti moderni rispetto alla nostra generazione sono dei professionisti ancora più raffinati. Noi l'altra volta quando parlavamo di questa cosa, io faccio un esempio un po' ruspante, dicevamo un po' degli artigiani che ci davamo da fare cercando di imparare e sfruttare meglio il sistema che avevamo. A questo livello deve essere un professionista, deve essere molto molto preparato. Quindi le generazioni moderne dei piloti sono molto più preparati, sono dedicati allo studio dei sistemi in maniera molto più completa di quello che eravamo noi, anche perché noi sistemi ne avevamo molto pochi, se non quasi nulla, diciamo, ne avevamo molto pochi. Quindi la parte ingegneristica, non tanto di progettazione, perché la progettazione non riguarda il pilota, ma lo studio dei sistemi, che sono estremamente complessi, sicuramente sì, ci vuole tantissimo studio, più di quello che facciamo noi. Ci rialziamo al primo film Togan, 86, subito dopo l'uscita del film ci fu un incremento di domande di piloti della Navy, non solo in tutto il mondo, una crescita esponenziale. Prevedono che anche l'uscita di questo secondo film ci sarà una crescita delle richieste per diventare piloti. Lo penso anch'io. Oggi, per diventare pilota militare, arrivare fino a Togan è più facile, meno facile di ieri, o se c'è una via, allora, cosa bisogna fare? Secondo me, più facile o più difficile? Secondo me è più difficile semplicemente con gli scorsi numeri, perché parliamo del mio periodo tra personale, diciamo, dell'Accademia, ufficiale dell'Accademia, ufficiale di complemento, almeno nel mio anno, non erano stati incorporati, mi sembra, 220, che poi alla fine rimanevano in totale la metà, però l'opportunità anche a fatica c'era. Adesso i numeri sono molto molto più bassi, per questa ragione la selezione è ancora più dura, diciamo, perché le qualità per poter essere ammessi ai corsi dell'Accademia Aeronautica o del Navale, della Marina, se uno fa l'Accademia di Marina, è molto più complicato di prima. Per quanto riguarda la durata, dal momento in cui uno viene incorporato al momento in cui inizia a volare passa relativamente poco tempo. Per arrivare a livello operativo non meno di 7 anni, forse non bastano. Diciamo che considerando 5 anni d'accademia, più i vari corsi di volo, il corso macchina, la specializzazione, eccetera, eccetera, il pilota è veramente operativo, io a grosso modo direi 8-9 anni, da quando entra. Non poco. Sarà una domanda tecnica di Gianni P. Ci sono delle applicazioni di queste tecnologie sugli aerei? Nel senso che sì, gli aeroplani civili in realtà come tecnologia stanno avanzando tantissimo, però forse adesso qui ci vuole un ingegnere, una persona che è specializzata, però in linea di massima negli ultimi anni il grosso del problema era abbattere i costi di produzione e consumo del carburante. Quindi per quanto riguarda la tecnologia elettronica, sì, sono stati dei passi avanti, ma non così stravolgenti come quello che nel campo militare. I grossi passi avanti sono stati fatti nella parte motoristica e nei materiali sostanzialmente per alleggerire gli aeroplani, farli costare di meno, ma soprattutto consumare molto di meno. Quindi la parte tecnologica dal punto di vista, diciamo, visori, elettronica, che sugli aeroplani di linea c'è ancora relativamente poco, perché non viene sostanzialmente considerato economico inserirlo.
il rapporto tra l'incremento delle prestazioni rispetto al costo non conviene. Sì. No, volevo dire appunto un'altra cosa sempre su anche i voli civili. C'è questo cambiamento anche nelle tecniche, eccetera. Ma io mi metto sempre, io ho un po' paura di volare. Certo amo il volo da una parte, tanto non conoscendo le tecniche, le cose, mi metto dalla parte di quello che quando prendo un aereo ho sempre un certo timore che possa succedere qualcosa. Un'eccessiva tecnologia, appunto, come può essere risolta in caso di un qualcosa di che è un mercato, qualcosa di... Cioè, voglio capire un po' più questa cosa. Sì, allora, che mi ovviamente non possiamo andare nel dettaglio perché è un mondo, però in linea generale... ma anche gli organi militari, ma soprattutto gli organi civili, tutti i sistemi sono come minimo doppi, se non tripli, comunque ridondanti. Quindi anche nel caso peggiore in cui tutti i sistemi, per qualche ragione, tutti i sistemi, una serie di sistemi vengono a mancare, o per problemi elettrici, avarie, per qualsiasi altro problema, la roba venga a regolare comunque. E questo, diciamo, non dovrebbe... E in più i piloti sono addestrati ad andare spessissimo a simulatore e simulare proprio questo genere di avarie. Io l'ho fatto non più di 3 giorni fa, per esempio, quindi fa parte proprio del mondo, cioè non esiste un'avaria tale per cui, per essere molto pratici, il velivolo di linea su cui siete saliti ha un'avaria e quindi non può più volare, non esiste. Qualsiasi impianto, qualsiasi strumento, qualsiasi situazione ha come minimo un backup, se non addirittura 2. Per cui da questo punto di vista io quando volo, volo tranquillo, dormo sereno proprio. Anzi, molto più tranquillo che questo è un buon auspicio, molto più tranquillo che prendere la macchina in autostrada, questo è sicuro. Allora, qui abbiamo un'affermazione di un pilota probabilmente nostalgico, una considerazione profonda, però diciamo. Cioè, noi che eravamo i badilanti della Glosh, o siamo i badilanti della Glosh, ora stiamo diventando domatori di elettroni. Sì. Sì, va bene, allora proviamo a fare un esempio. Immaginiamo, sempre per cercare di portarlo in un campo pratico che tutti possiamo più o meno conoscere, immaginiamo un pilota di Formula 1 negli anni 50, 60, scegliete voi il periodo, in cui non esisteva servo sterzo, servo freno, i cambi meccanici, era tutto duro, pesante, difficile da governare, per cui la sensibilità del pilota dal punto di vista del pilotaggio era fondamentale. Perché senza la sensibilità non riuscivi, diciamo, a domare il mezzo. Ora, se immaginate una Formula 1, non che, per carità, il pilota che vince è fortissimo, no? Però ha una tecnologia intorno che è micidiale, che controlla praticamente grossa parte della vettura. E nel campo di volo è la stessa cosa. Tanto è vero che quello che veniva considerato magari una volta un ottimo pilota, stiamo parlando di 30 anni fa, perché è bravissimo a fare acrobazie, oppure in alcune forme di volo era particolarmente portato, adesso... penso che i piloti moderni si metterebbero a ridere perché non ha nessun significato. Cioè, per cui il fatto di essere particolarmente bravi, di avere una sensibilità estrema, sì, per carità, questo è un vantaggio, ma al lato pratico no. Purtroppo devi dialogare con la macchina, sia dal punto di vista elettronico, che impariamo i sensori, sia anche i comandi di volo, un velivolo come questo. In realtà il pilota, quando tira la croce, sta dando degli ordini a un computer che reagisce per lui. E per fortuna, se no sarebbe impossibile pilotare. Allora, qui probabilmente hanno visto quel modellino lì, chiamano in causa il nostro mitico F-104. Sì. Penso che ne parlano su cui volavi tu ai tempi e ti sei scatenato e hai fatto tante cose. No, vinceva lui di solito. Vinceva sempre lui. Abbastanza. Però lo domani bene. Tu. Allora, dici, ma ci sarà qualcosa in comune tra vecchio F-104 e un F-35 come quello fatto nel video oppure altre? Mi scoccia dirlo, ma l'unica cosa che ha in comune è che ha un motore, beh, questo ne ha uno e l'altro due, che c'ha dei motori e delle ali, ma il resto purtroppo poco nulla. No, chiaramente sto estremizzando, però quando dicevo prima che il salto tecnologico che stiamo vivendo negli ultimi anni è molto molto più importante di quello che c'è stato negli ultimi 30 anni, è proprio per questa ragione, perché un velivolo come quello, che è completamente meccanico, idraulico, c'è pochissima elettronica, in cui il pilota, diciamo, il suo problema era farlo volare, il problema non era, un grosso dell'attenzione era dedicato a farlo volare e non far danni, e una parte dell'attenzione era devoluta a fare quella missione che doveva compiere. Su un velivolo come F-35 è esattamente l'opposto, cioè il velivolo vola, non dico da solo perché non è così,
non è che voleva solo, però voglio dire, l'attenzione e la sensibilità che il pilota deve porre a volarlo è in misura molto minore rispetto a quello che invece deve, lo impegna nel gestire i sistemi. Quindi in comune, purtroppo, ha molto molto poco. Una domanda personale, ma voi ai tempi volavate, c'è solo il 104, caccia di là, poi tornare, cioè. Ma quando facevate l'esercitazione con gli altri che avevano il 18, il 16, come mi sentivate? Ormai passare. Sì, no, allora, ogni situazione fa a sé, per quale ragione? È chiaro che se io prendo un aeroplano come questo, la competizione non esiste. Cioè, è inutile che stiamo a girarci intorno. Le cose cambiano un po' quando cominci a mettere tanti aeroplani, diciamo, da parti diverse, per cui quelli che sono i picchi di differenza ci sono, continuano a rimanere, ma tendono nel caos, diciamo, di un ingaggio con parecchi aeroplani, tendono a ridursi un pochettino. E poi dipende molto da chi ti trovi di fronte, cioè nel senso che l'addestramento, che non ne abbiamo mai parlato, ma questo tutto il Top Gun in realtà verte proprio su quello, perché non è solo la superiorità tecnologica, che comunque è fondamentale. Torniamo alla Formula 1, se io ho una macchina che non va, il pilota può essere bravissimo, ma non va. È chiaro che se per caso trovi qualcuno che ha una macchina molto moderna, io non vado nel particolare, ma ho degli esempi specifici, diciamo, su una macchina molto moderna, ma che ha un addestramento che è limitato, comunque carente, rischia che poi qualche soddisfazione te la togli. Poi dopo ovviamente c'è un problema di fortuna, di opportunità, di situazione, però ci è successo, lo dico tranquillamente, di avere, diciamo, togliersi le soddisfazioni o perché quelli dall'altra parte o si sono distratti oppure l'addestramento che avevano magari aveva qualche lacuna. Chiaro è che tornando al film, come quello, non mi sarei mai messo a fare gli ingaggi, cioè, perché quello da pensare, quindi cercare di portare l'opponente nel tuo campo, sperare che inizia dal tuo campo, se riuscivi a portare nel tuo campo potevi giocare, se provavi a manovrare con la F14 e F18 non avevi speranza, insomma. Non so, bisogna dire che la F14 vola ancora negli Stati Uniti, sui nostri aeroplani, dopo oltre 60 anni. Sì, quello italiano, lo so che c'è. Sì, il carro Charlie, sì, Starfighter. Sì. No, lo utilizzano per fare voli su un suborbitale, non è corretto, ma per simulare 0C dello spaziale, usano, sì, perché usano un razzo, ma perché per le sue caratteristiche è uno dei pochi velivoli che ha un costo relativamente contenuto, perché riesce a simulare la parte, diciamo, del volo suborbitale per pochi secondi, nulla di non immaginate mezz'ora nello spazio. Beh, è stato l'addestratore degli astronauti per ben 38 anni, sì, sì. Un aeroplano che per quanto riguarda la salita, la velocità, sì. Non dico che ancora oggi se la batte, ma qualcuno... No, diciamo, in tutti i suoi difetti ne ha uno, per esempio per fuggire era perfetto, perché in bassa coda, la velocità che c'è quello, facciamo fatica con il cilindro, in questa maniera è sempre buono. Va bene. Posso fare una piccola domanda, una piccola curiosità? Oggi appunto si chiede anche magari... stanno sempre bandi per far entrare i giovani nell'aeronautica, sì. Ma questa maggiore preparazione tecnologica necessaria per poter un domani comandare questi aerei richiede anche più selezione del personale, è più difficile? Ma, o è tutto adeguato ai tempi? No, secondo me è adeguato, nel senso che io lo dico vedendo, diciamo, mi capita di vedere i ragazzi, chiaramente molto più giovani di me, come interagiscono con tutti quelli che sono la loro tecnologia. Loro ci sono nati, per cui è un ambiente loro congeniale. Certo. Quindi la difficoltà al limite ci avremmo qualcuno nella nostra generazione se dovessimo, diciamo, metterci a studiare un velivolo come quello. Poi chiaro, se ti impegni, fai il simulatore, qualcosa fai, però dal punto di vista proprio di generazione si fa più fatica. Il problema è, se vogliamo, di costume, nel senso che non dobbiamo fare, diciamo, come posso dire, delle gerarchie di generazioni, però è chiaro che se uno decide di fare quel mestiere, io lo dovrei consigliare a tutti, perché secondo me è uno dei migliori dei mestieri più belli del mondo, anche il pilota civile, non solo il pilota militare, perché adesso stiamo parlando del pilota militare, è quello, ma fare il pilota secondo me è uno dei migliori, dei più belli mestieri del mondo, però diciamo, nulla è gratuito, cioè l'impegno che c'è dietro per arrivare fino lì è un impegno elevato e non può essere fatto, come posso dire, oggi mi ci dedico a 24 ore al giorno, poi domani faccio quello. Se fai quello ci vuole veramente
tanto metodo, tanto sacrificio. Allora, diciamo che i modelli che adesso vediamo, per varie ragioni, apparire magari in TV o apparire nei media, sono modelli di super prestazioni, magari su, anche dallo sport, che durano pochi secondi e poi finisce lì. No, dietro qua il problema è che bisogna impegnarsi a lungo, questo sì. Siamo alla conclusione. Tu che hai avuto una brillante carriera militare, oggi sei un civile, ti è rimasto qualcosa nel bucket list come gli americani, nei sogni nel cassetto da un punto di vista aeronautico? Non lo so, questa è una bella domanda, non lo so. Io ho vissuto tutto intensamente con, devo dire, con una, più che con orgoglio me lo sono voluto, diciamo così. È chiaro che dipende, se parli del futuro, di cosa da fare in futuro, quello che ho vissuto nel passato, cioè cosa mi piacerebbe fare in futuro. Se ti è rimasto qualcosa che non hai fatto, ti piacerebbe fare? Sì, tantissime cose, ma purtroppo è l'età, diciamo, la differenza. Non lo devi dire. Ma allora, per esempio, come ospite il nostro comandante Franco Bonazzi, avrebbe parlato solo del presente e del futuro. È vero, però diciamo quel futuro... Hai detto più di te, lui. Il futuro va calato nella realtà. Allora, un sogno nel cassetto, una cosa che comunque mi ha sempre appassionato, che riguarda il volo, è... che è una forma di volo completamente diversa e che, tanto per essere chiari, chi ha fatto l'aeroplano sull'elicottero tribolo, cioè se non sei nato sull'elicottero è complicato, diciamo, cambiare. E avessi, diciamo, tempo, fossi un po' più giovane, un po' più di coraggio, magari proverei, però purtroppo poi nella realtà non puoi ricominciare la carriera da zero, perché c'è un problema poi proprio pratico, no? Che ricominciare da zero lo puoi fare entro un certo periodo, poi dopo diventa più complicato. Però chi fa il soccorso, comunque in montagna, un elicottero, è una cosa veramente coinvolgente. Completamente diversa dall'aeroplano, però quello sì, quello non sarei levato da lì. Abbiamo ancora, pensavo di chiudere, ma abbiamo altre domande. Allora, Giancarlo G. Ormai l'addestramento sui velivoli di quinta generazione, tutto l'addestramento si fa simulatore, poi si decolla con il monoposto. La differenza di quanto succedeva prima. Ormai la simulazione permette tutto questo a pochi soldi. No, è vero, non c'è più il posto. No, ma l'F-35 è uno dei primi velivoli, già anche l'NX, peraltro, che era in Italia, che è entrato in servizio nel 89, se non ricordo male, entrò in servizio col solo monoposto e il passaggio veniva fatto al simulatore, poi il primo volo solista veniva fatto con Chase, con un altro velivolo del seguito. Quindi in realtà non è la prima volta, però sì, l'F-35, per quanto mi riguarda, per quello che uso io, non è neanche previsto costruire il biposto. Quindi, certo, la simulazione, per quanto riguarda la parte iniziale dell'addestramento, si può fare, ma che sia a basso costo, assolutamente no. Nel senso che i simulatori dei velivoli, ma anche dei velivoli di linea, hanno un costo che non saprei quantificarlo con certezza, ma parliamo di qualche decina di milioni di euro, quindi non è regalato, cioè, intendiamoci, non è il computerino che abbiamo a casa, che assolutamente no. C'è un simulatore che funziona seriamente, che riconduce anche le sensazioni fisiche, che si muove, costa milioni e milioni di euro. Quindi sicuramente la simulazione nella parte iniziale dell'addestramento e nel mantenimento di certe cose rimarrà, ma non è a basso prezzo. Però. L'ultima domanda tecnica può essere anche sintetica, perché è molto complessa. Ci stanno progettando altri propulsori rispetto a quelli odierni? Non esattamente, nel senso che ci sono delle idee, anche qui ci vorrebbe un ingegnere che sarebbe più preparato di me, io sinceramente do un'occhiata così, però diciamo, i propulsori, si sta immaginando una serie di propulsori che in realtà di prototipi ci sono ancora, ma sono, diciamo, si stanno lavorando, sono due le strade, una la propulsione elettrica, che fino adesso non ha, per ragioni di peso, soprattutto delle batterie, non è stato possibile applicare nel campo del volo, se non per nicchie, diciamo. Però si sta immaginando che nei prossimi anni, per alcuni tipi di velivoli, comunque piccole dimensioni, entro certi limiti, si possa provare nel campo civile, parliamo, di utilizzare la propulsione elettrica, anche qui per un risparmio sostanzialmente denaro, no? Perché costerebbe di meno che il carburante. Nel campo militare, in realtà ci sono già stati, tipo la SL-71, dei propulsori ibridi. Che significa ibridi? Senza entrare troppo nel campo del tecnico, che per i voli a quote estremamente elevate nella stratosfera, utilizzare dei motori che non hanno
un ciclo, diciamo, compressore, camera a combustione, turbina, come tutti i motori semi-intercicli che ci sono adesso, ma sono della sorta di endoreattori, usando un termine non è corretto, ma che darebbe la possibilità di volare a quote estremamente elevate, parliamo di magari 50-60 mila metri, adesso dipende poi di quello che è, e su questo si stanno studiando, però non credo che anche questa cosa verrà, addirittura in passato si è immaginato un velivolo civile che facesse questo, che potesse portare, penso, da Roma a New York in giro di un'ora e mezza, o Tokyo, mi sembra, in due ore e mezza, c'era un progetto che poi è stato abbandonato perché ha dei costi spaventosi. Allora, ti ringrazio e ti faccio i complimenti, ti riporto solo alcuni dei vari commenti che mi sono arrivati, baci, abbracci, bacini, cuoricini e quant'altro, e non solo di coloro che ti conosco, ti dico solo l'ultima, ciao Andrea, sei ancora super giovane, altro che Maverick, quindi grazie, purtroppo non ci crediamo. Ti ringraziamo, Claudia, ti... Sì, non so, ho visto anch'io qualche commento, letto velocemente sui gruppi, c'è cioè molto entusiasmo su questa cosa, quindi complimenti. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Il tuo incontro è piaciuto al pubblico, quindi interessante anche capire un po' queste differenze tra passato e futuro, quindi direi anche un bel incentivo anche per far conoscere qualcosa in più sulle tecniche di volo anche per i giovani, per chi si avvicina. Quindi grazie ancora per questa bella serata. Bene, ringraziamo per la serata, magari rimandiamo se sarà possibile quando uscirà Top Gun 2, penso che qualcosa di nuovo, riusciremo a commentarlo poi in funzione dei feedback che avremo da parte dei nostri ascoltatori, ringraziamo tutti. Per quanto riguarda i nostri video incontri, invece Claudio, probabilmente ci sposteremo verso fine novembre, abbiamo in programma 2-3 interventi, non li anticipiamo troppo, comunque sui nostri canali, sia di Facebook che YouTube, Idrovolo e Space TV, vi aggiorneremo continuamente. Vi ringraziamo ancora e oramai buona fine serata. Grazie. Buona serata e grazie. Grazie.